Amici, buonasera. Come ho promesso ieri, oggi vi spiegherò quali sono stati gli insegnamenti che l'OMS ha avuto dalle cinque precedenti emergenze sanitarie. Mentre in passato vigeva quella che viene definita response, quindi la risposta veloce secondo il principio della precauzione, cioè verificare prima di poter agire, le emergenze sanitarie si è visto che invece corrono molto più veloci, spesso negli ultimi anni. Perché? Perché ci sono gli aerei, cose che nel passato ovviamente non esistevano, non c'erano, quindi andavano molto più lentamente con i sistemi di viaggio contemporanei. Ora si parla invece di un altro termine che io vi consiglio di andare a verificare su Google. Si chiama preparedness. È un processo coordinato e continuo di pianificazione e preparazione di attività riviste continuamente sulla base del monitoraggio dei risultati. Che significa? Significa che questa preparedness si avvale di uno strumento molto molto potente che è il Risk Communication and Community Engagement, cioè la comunicazione del rischio è la collaborazione delle comunità, ok? Comunicazione del rischio nel senso che non, mai come in questa emergenza sanitaria avete visto lo strapotere dei media, ovunque voi andiate vedete il decalogo del governo applicato su ogni dove, recante le 10 regole per evitare il contagio, giusto? Giusto. E poi viene richiesta la collaborazione del pubblico. Mai come in questa emergenza sanitaria abbiamo visto una collaborazione fattiva appunto da ogni genere di persona. L'azione, però, attenzione, deve essere pianificata, organizzata e coordinata. In Italia è stato fatto? In Italia esiste un piano epidemiologico? Sì. Esiste, quindi relax, state tranquilli, e tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Ciao!